Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'altra area di lavoro. E questa sera parleremo di un argomento molto molto delicato e molto molto importante, ma soprattutto di un personaggio importantissimo e sul quale si stanno adoperando un gruppo di persone per far accadere qualcosa di veramente sensazionale. Però, come il nostro solito, prima di poter presentare, in questa sera gli ospiti sono due, ci facciamo anticipare da un brevissimo video per introdurre l'argomento. Don Francesco di Borbone è morto, cristianamente, in un piccolo paese alpino, rendendo a Dio l'anima tribolata ma serena. Giammai principe sopportò le avversità della fortuna con la fermezza silenziosa e la dignità di Francesco II. Colui che era stato o era parso debole sul trono, travolto dal destino, dalla fatalità, colui che era stato schernito mentre egli subiva una catastrofe creata da mille cause incoscienti, questo povero re, questo povero giovane che non era stato felice un anno, ha lasciato che tutti i dolori umani penetrassero in lui, senza lamentarsi, e ha preso la via dell'esilio e vi è restato 34 anni senza che mai nulla si potesse dire contro di lui. Impoverito, restato senza patria, egli ha piegato la sua testa sotto la bufera e la sua rassegnazione ha assunto di muto eroismo. Galantuomo, galantuomo come uomo e gentiluomo come principe. Ecco, questo è il ritratto di Don Francesco di Borbone, il re di Napoli, di Matilde Serao. Bene, avete visto Cinzia Zombarelli, che ha recitato quella bellissima poesia, quella bellissima prosa, poesia di, chiamatela come volete, di Matilde Serao, sulla morte di Sua Altezza Reale Francesco II di Borbone di Napoli, l'ultimo sovrano di 33 sovrani che si sono susseguiti nel glorioso, nel nobile e nel grandissimo regno di Napoli, regno di Sicilia, divenuto nell'ultima parte della sua vita regno delle due Sicilie. Perché parleremo di Francesco II? Perché è in atto un'operazione di beatificazione della figura di Francesco II. E con chi ne parliamo? Ne parliamo con due illustrissimi ospiti che vi presento immediatamente, Don Luciano Rodolo e Giuseppe Cerchia. Buonasera, come state? Buonasera, tutto bene. Tutto bene? Grazie. Sì, grazie. Da dove parlate? Luciano, dove state parlando? Io parlo dalla Puglia, terra di Bari, Conversano. E invece io da Sant'Egidio del Monte Albino, Salerno, Principato Citra. Io a Sant'Egidio c'è il mio tipografo, che mi sta bei libri, grande Francesco D'Amato. La settimana scorsa stavo lì e niente, c'è da dire una cosa che secondo me prima di parlare di Francesco II bisogna dire due parole su Don Massimo, che non c'è più, ma credo che sia stato lui il vero motore e artefice di questa operazione. Diamo spazio a Don Luciano, che forse è la persona più indicata per tratteggiare un ricordo di Don Massimo. Sì, sì, ma anche Peppino l'ha conosciuto, sì, sicuramente della sua amicizia. Tutti noi della Fondazione Francesco II delle Due Sicilie abbiamo questa grata memoria di Don Massimo, perché è lui il nostro ispiratore e il nostro fondatore. Ed è stato lui che da sempre ha voluto che fosse avviato questo iter per la eventuale beatificazione e canonizzazione di Re Francesco II. Don Massimo diceva che, partendo proprio dalle parole di Re Francesco nel suo proclama dell'8 dicembre 1860, quando dice «traditi ugualmente, ugualmente spogliati, insieme risorgeremo», Don Massimo concludeva che Re Francesco è il simbolo del popolo delle Due Sicilie, del popolo meridionale, come si dice oggi.
Quindi come lui è stato tradito, è stato calunniato, è stato calpestato, così questo popolo oggi viene tradito, calpestato, umiliato, calunniato, e quindi il riscatto dell'uno è il riscatto dell'altro. Quindi la beatificazione di Re Francesco è anche un segno di speranza e di riscatto per tutto un popolo che, ci ricordava Don Massimo, si identifica in lui. Da qui nasce il nostro impegno per questo iter che abbiamo avviato. Don Luciano, come diceva, come disse in uno dei suoi ultimi discorsi Francesco II, Sua Altezza Reale Francesco II, è popolo napoletano, lui si definiva un napoletano. Siamo diventati comunità d'Italia meridionali e sudistiche, prima eravamo napoletani e io mi sento fortemente napoletano, e diciamo che da 160 anni che mi rinnovano ogni anno il permesso di soggiorno, faccio questa provocazione, quindi io sono un napoletano a tutto tondo. E Peppino, ti do mi hai permesso di darti questo titolo in maniera confidenziale. Peppino, e tu un ricordo su Don Massimo? Io devo a Massimo se, diciamo, mi sono avvicinato a questo mondo, perché sì, è vero, da autodidatta cominciavo a rivedere un po' la storia, che effettivamente non era quella che studiavamo sui libri. E devo dire la verità, Massimo mi aiutò molto in questo, perché io ero piccolo, non avevo nemmeno 18 anni, quindi Massimo mi portava in giro, mi faceva conoscere persone, mi faceva conoscere il mondo identitario, se così lo possiamo chiamare, meridionalista. E quindi, e questo è stato fino all'ultimo, alla fine, fino a che è vissuto. E niente, Massimo, con quella sua semplicità, ecco, riusciva a trasmettere a tutti dei concetti storici, filosofici, in maniera banale, soprattutto la vita di Francesco II, che fino ad ora anche dagli stessi meridionalisti non era accettata come chissà che grande figura, una figura da inetto, da incapace. Invece no, Massimo con semplici parole riusciva ad arrivare a tutti, e quindi se oggi Francesco II è diventato quello che è diventato ed è sempre più rivalorizzato, lo dobbiamo a Massimo. Sì, il discorso è molto importante sulla figura di Francesco II. Io posso esprimere il mio giudizio personale per quello che può valere, se permettete. Francesco II comunque si è trovato in un momento particolare della sua vita e si è trovato di fronte ad una catastrofe vera e propria. È un regno che stava sparendo dopo 8 secoli di gloriosa vita, non è una cosa da poco. Lui, secondo me, non aveva la stoffa di statista del padre, però era un grande uomo politico, nel senso che tatticamente lui sapeva muoversi politicamente e aveva una visione chiara di quello che stava accadendo, e sapeva perfettamente che l'esistenza del Regno delle Due Sicilie poteva rimanere soltanto se veniva fatta come questione napoletana, come Pietro Loa ha detto, in sede europea. Quindi con la geopolitica doveva intervenire, se non sarebbe scomparso lo stesso il regno. Poi bisognerebbe parlare del congresso di Zurigo, eccetera, eccetera, ma non voglio andare oltre. L'unica cosa che io posso dire è, ma col seno del poi è facile parlare, no? È facile parlare, però lo dico. Non doveva abbandonare Napoli e fare resistenza alla città. Perché come nel 99 il suo popolo sarebbe stato fedele e agguerrito e guerriero contro l'esercito invasore, perché tutta Europa temeva il sanvetismo del popolo napoletano. Solo questo gli prova, il resto ha fatto quello che poteva fare, sapeva del covo di vipere in cui era immerso, sapeva dei tradimenti internazionali, interni, e quindi ha fatto quello che ha potuto, nella maggiore onestà possibile. E lui e la sua gentile consorte, la sua Altezza Reale, Regina Maria Sofia, hanno dato dignità e non potevano che chiudere nel modo migliore un regno di 8 secoli,
perché due giovani sovrani che vanno a ricevere, vanno ad accogliere le bombe lanciate dagli invasori savoiardi, non è che lo troviamo nella storia moderna, certo in quelle nei re medievali che stavano in prima linea a combattere, ma certamente non dopo la pace di Vestalia. E quindi questo gli ha dato onore veramente a noi tutti napoletani, e le parole più calzanti le ha date proprio Matilde Serao. E qui concludo il mio giudizio su Francesco II. Sul Massimo Cuofono io ricordo solo che una persona solare, basta, è una persona solare, positiva, una persona da buon sacerdote tradizionale, molto molto attento e soprattutto mai una parola fuori posto e sempre col sorriso sulle labbra. Cosa si può dire di più di Don Massimo? Quando nasce la fondazione, Don Luciano? Quindi tornando sempre a Don Massimo, è giusto quello che tu hai ricordato e detto. Don Massimo aveva anche questa capacità di unire, di creare comunione, di aiutare anche il mondo identitario a superare quelle che sono le divisioni, i personalismi, perché uno dei problemi nostri è appunto quello dell'essere individualisti. Non riusciamo tante volte a lavorare insieme, a collaborare insieme, a costruire insieme. E anche la causa di beatificazione del re può essere una occasione per lavorare insieme, per ritrovarci insieme come identitari, come napoletani, come siciliani, come persone eredi di questo grande Stato e soprattutto di questo esempio di santità di Re Francesco. Prima tu hai accennato sull'abbandono di Napoli. È chiaro che qui ci possono essere tante opinioni. Francesco sicuramente non voleva mettere a ferro e fuoco la città, lo dice lui stesso nel proclama di commiato. E soprattutto c'era un altro elemento da tenere presente: non sapeva di chi poteva fidarsi, perché il rischio era quello di avere due fronti, combattere sia all'esterno i garibaldini che erano le porte della città e all'interno quelli che sarebbero insorti, quelli che avrebbero sparato, combattuto contro di lui e contro coloro che erano fedeli a Francesco. Quindi la scelta di ritirarsi, creare un fronte a nord, era dettato anche dal liberarsi di tutti coloro che erano lì, ma di fatto erano già venduti al nemico. Poi c'era sempre la speranza di un intervento straniero, si vociferava che l'Austria e la Russia avrebbero inviato delle truppe in Puglia, sbarcandole in Puglia, e da lì avrebbero raggiunto il fronte creatosi a nord, ma queste erano speranze che poi vennero deluse. Certamente in quei frangenti una scelta andava fatta, lui ha fatto questa scelta che è anche una scelta carica di umanità, di rispetto delle persone, come dice lui nel suo proclama: evitare morti, evitare che la città di Napoli subisse una perdita anche a livello di monumenti, di opere di carità, di chiese. Ecco, una scelta su cui si può discutere, ma sicuramente nelle intenzioni c'era sempre questa nobiltà d'animo, ma anche questa santità cristiana, risparmiare quante più vite possibile. E poi è anche bello ricordare che Francesco II è stato in prima linea. Pochi giorni fa abbiamo ricordato la battaglia al Volturno e sappiamo che Francesco e i suoi fratelli, Alfonso e Luigi, erano in prima linea e addirittura Francesco II rischiò di essere o catturato o ucciso dalle truppe nemiche. Lui era vestito con una semplice divisa da colonnello ed era in prima linea a incitare, a incoraggiare le truppe a combattere, e a un certo punto pare che
fosse rimasto esposto e anche quasi solo. Pare che i garibaldini, vedendo questo colonnello da solo, abbiano cominciato a gridare di catturare il colonnello. Grazie a Dio alcuni soldati dei nostri si sono resi conto del pericolo, subito hanno fatto quadrato e hanno riportato il re in una zona più sicura. Però il fatto che Francesco fosse in prima linea a incoraggiare i soldati è segno che non era affatto quell'inetto, quell'incapace, quel seminarista vestito da re, come qualcuno lo ha definito. Era un uomo, ecco, coraggioso, capace di stare, ecco, sotto le bombe, di fare la sua parte con dignità e onore. Ma come coraggio, sì, coraggio ci ha aiutato a conoscerlo. Grazie a lui, ecco, lo abbiamo conosciuto, l'abbiamo scoperto e oggi lo proponiamo. Come coraggio Francesco è stato eccezionale, non poteva esserci un re migliore se il nostro Signore aveva deciso la fine del nostro amato regno. Quindi per quanto riguarda invece la questione straniera, la Russia era uscita con le ossa rotte dalla battaglia della Crimea e l'Austria aveva perso tutte le guerre di indipendenza contro la Francia. Non credo che avrebbe lì bisognerebbe fare un convegno approfondito sul congresso di Zurigo, che abbiamo trattato altre volte in altre trasmissioni, non è questa la sede. Peppino, invece te, un giudizio su Francesco II? Cosa dire, dopo il ritratto che ne ha fatto Don Luciano è difficile dire qualcosa in più. Francesco, sì, effettivamente non era uno sprovveduto, anche la scuola che ha ricevuto dagli scolopi e dai gesuiti non era una scuola semplice, infatti lui fu preparato al buon governo, alla religione e a cosa doveva fare un re. E sì, durante purtroppo il fatale 60 e 61 dovette prendere delle decisioni affrettate e anche da solo, perché appunto, come diceva Don Luciano, non sapeva di chi poteva fidarsi, sì, anche perché all'interno della Siglia c'era chi gli tramava conto. E sì, per riallacciarmi al coraggio di Francesco II, e che non era appunto un lasagnone o franceschiello o appunto un seminarista travestito da re, ci sono anche le parole di Ferdinando Russo che lo ricordano appunto come un leone sugli spalti di Gaeta insieme alla regina, quindi non doveva essere uno stupido. E anche vediamo poi dopo, già durante l'assedio di Gaeta e anche dopo, le lettere che inviava ai vari governanti d'Europa per cercare aiuto, quindi dalle lettere traspariva proprio un uomo, un capo di Stato, non di certo un bambino messo lì solo perché era morto il padre. Quindi è stata veramente una persona da ammirare, soprattutto in quel momento, ma anche dopo. Poi ha continuato a pensare al suo regno, ad esempio anche quando c'è stata l'eruzione del Vesuvio che ha colpito i paesi vesuviani. Lui manda appunto una lettera a Sisto Ilario Sforza, il cardinale, per dare una mano appunto a queste persone. Infatti lui invia del denaro, anche per le calamità. Cioè, Francesco II, anche da lontano, in esilio, ha sempre cercato di assistere come poteva il suo popolo, anche perché dobbiamo ricordare che Francesco II, quando va in esilio, non porta nulla con sé, anzi, gli viene confiscato tutto, sia il patrimonio personale che quello dello Stato. E infatti poi qualche anno dopo Vittorio Emanuele, in modo molto subdolo, gli chiede: guarda, io ti faccio ritornare di nuovo nei tuoi stati, ti do di nuovo le tue ricchezze, i tuoi palazzi, però a patto che tu abdichi in mio favore, quindi rinunci alla corona delle due Sicilie. Proposta allettante, perché lui viveva in esilio, in povertà. La risposta di Sua Maestà il Re fu: la mia dignità non è in vendita. Quindi già si vede lo spessore morale di questa persona, che imitò il suo essere re sul modello di Cristo, il vero re. Perché poi una cosa molto carina da ricordare della dinastia borbonica napoletana, che loro effettivamente erano sì re, ma non si sentivano re, ma come
governanti, perché a parte l'incoronazione di Carlo di Borbone, quando nel 1004 venne nel regno, non abbiamo mai più avuto un'incoronazione, anzi, loro dicevano che l'unico vero re e regina del regno erano Gesù e sua madre Maria, quindi facevano un Te Deum di ringraziamento e poi governavano come dovevano governare, ma cioè era dentro di loro questa mentalità che erano governanti, non re, governavano uno Stato, quindi erano padri della patria, cioè aiutavano come quanto più potevano il popolo, cosa che poi, vabbè, non è stata fatta dopo con i Savoia, anzi, conosciamo poi bene tutti cosa è successo. Il grande Vittorio Emanuele doveva anche pagargli anche le ultime 5 locomotive, perché è vero che loro giocavano a giocare quei trenini piemontesi, facevano le state ferrate ovunque, però le locomotive le acquistavano da Pietrazza. E le ultime 5 locomotive non erano poche, che fecero fare a Pietrazza. Vittorio Emanuele non le ha mai pagate a Francesco II, con la vicenda da Villa Caposelle. Vabbè, i Savoiardi sappiamo come sono, no? Quindi i Savoiardi, quello che mi sconvolge ancora oggi è che tantissime persone nel nostro, che sono meridionalisti, non napoletani, ancora riescono a tifare, a gioire per la squadra come la Juventus. Vabbè, comunque, sono cose che non... che ormai piano piano finiranno. Don Luciano, il rapporto tra il re e la regina com'era secondo il vostro parere? Perché ci sono tantissime opinioni, chi lo dice saldo, forte, chi non era così eccezionale. Il vostro pensiero sul rapporto tra Francesco e Maria Sofia qual era? Beh, qui dobbiamo anche entrare nello spirito dell'epoca, del tempo. I matrimoni in quell'epoca era raro che si facessero per amore, soprattutto poi quando si trattava di matrimoni dinastici c'erano ben altre motivazioni, ma a quei tempi, ancora nel XIX secolo ad esempio, era quasi tollerato, era normale che i coniugi avessero delle relazioni extraconiugali, proprio perché i matrimoni venivano combinati spesso dalle famiglie, per motivi economici, per motivi patrimoniali. Quindi era una mentalità certamente diversa dalla nostra. Francesco e Maria Sofia non si conoscevano di persona, si erano conosciuti tramite un ritratto, il loro fu un matrimonio dinastico. Si conobbero a Bari quando nel 1859 arrivò Maria Sofia, che era già stata unita in matrimonio per procura a Mora della Baviera. Poi in Puglia da diversi anni con alcuni amici, in particolare la professoressa Sabato e Don Michele da Pisa, organizziamo la rievocazione dello sbarco di Maria Sofia, con figuranti dell'epoca, con la presenza di migliaia di persone che assistono a questo corteo che si svolge ogni 3 febbraio in prossimità di quella data nella città di Bari. Le cronache ci dicono che Francesco restò abbagliato dalla bellezza di Maria Sofia, e anche la stessa Maria Sofia, quando vide da lontano Francesco con questa divisa militare molto ricca, decorata, anche lei restò impressionata. Naturalmente non si conoscevano, come era normale per tantissime coppie, poco alla volta questo rapporto è cresciuto. Si parla anche sì di difficoltà, c'era una difficoltà fisica da parte del re che poi venne superata grazie anche al consiglio della cognata, che grazie consigliò un intervento chirurgico e superò questo problema. Si parla anche di Maria Sofia che avesse avuto una relazione extraconiugale, che ripeto, a quel tempo era in realtà tollerata rispetto a noi, ma Francesco in maniera molto signorile anche in quell'epoca
quell'occasione gestì più che bene la situazione. E poi rimane anche quella bellissima intervista che la regina Maria Sofia, prima di morire, diede al Corriere della Sera, al giornalista Salvo, dove decanta il re, dice che il re mio marito non era affatto uno stupido. Lei fa vedere degli acquarelli e fiorelli dipinti da lui che esalta la sua persona, la sua figura, in segno che questo matrimonio negli anni si era consolidato, cresciuto. Quindi sentimento dell'amore, ma quello vero, profondo, era veramente sceso di cuore. Questi due principi che con la sorte avevano tutti uniti, soprattutto nell'affrontare difficoltà che a fine due giovani di 19, 23 anni, poi più grandi di loro, no, hanno saputo condividere una cosa importante e superare insieme. Quindi credo che sia anche bello questo messaggio di Francesco e Maria Sofia, che vivono la vita importante anche con dei problemi, ma insieme riescono. Guardate, la figura di Maria Sofia è eccezionale, al pari di Francesco II. E noi abbiamo anche scritto uno spettacolo nostro teatrale su Brigantard, diciamo sul percorso finale da Fra Diavolo fino alla Prima Guerra Mondiale, in lingua laburina, abbiamo scritto noi quei testi di Raimondo Rotondi, e due di questi monologhi, oltre a esserci protagonista Francesco II, è anche protagonista Maria Sofia, perché quando viene citata, quando per la tratta dei fanciulli dava assistenza a Parigi dei fanciulli napoletani che venivano venduti alle pedrerie francesi, e quando c'è proprio l'ultimo monologo invece di quando un prigioniero napoletano parla di questa Maria Sofia che andava a portare le caramelle perché erano prigionieri, insomma, i prigionieri che lei fino all'ultimo secondo istante amava il popolo napoletano, il suo regno, in maniera incredibile, nonostante ci avesse vissuto per un anno scarso, però c'è stato questo amore a prima vista sia con Francesco e sia con il popolo napoletano, con il regno. E Peppino, invece, tu che mi puoi dire sulla parte finale di vita di Francesco II, che è stata di una dignitosità e di una sobrietà incredibile? Quando ci furono i funerali ad Arco di Trento, praticamente si trovarono tutte le teste coronate d'Europa al funerale, non sapevano nemmeno chi fossero. Ma infatti ad Arco fu una sorpresa poi quando ci furono i funerali, perché lì andava a fare delle cure termali e lo conoscevano tutti come il signor Fabiani, sì, una persona molto religiosa, seguiva la Santa Messa e il Rosario, però una persona ben distinta, però nessuno immaginava chi fosse veramente. Infatti poi quando morì si trovarono teste coronate da tutta Europa, perché gli andarono a dare omaggio quasi tutti i regnanti d'Europa, soprattutto quelli là italiani che erano stati spodestati da Vittorio Emanuele. Ed è carino ricordare che lui nel testamento non volle sfarsi, anzi lui minuziosamente descrisse come doveva essere il rito delle esequie, quindi in una camera ardente molto semplice, con un candelabro, con una croce, nulla, zero, che poi alla fine è stato come vissuto, in modo molto semplice. La sua morte è stata, diciamo, lo specchio della sua vita, la semplicità di quest'uomo. Quindi infatti negli ultimi anni di vita girava un po' le varie corti d'Europa, Parigi, dalla cognato in Austria, ed Arco, perché purtroppo soffriva di diabete e quindi andava molto spesso lì. E infatti quando stava lì si stava appunto curando il diabete. E niente, sugli ultimi anni di vita di Francesco non c'è tanto da dire, perché poi alla fine ha vissuto una vita molto 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 riservata negli ultimi anni. Infatti non ha mai dato modo di parlare a nessuno. C'è da dire, basta il suo esempio, il suo stile, basta quello. Quindi basta quello lì. Che poi tra l'altro qui anche altre voci, adesso
cercano di infangarlo con la questione del signor Fabiani per associarlo a quella loggia massonica inglese dei Fabiani, pensando che Francesco fosse affiliato, ma siamo proprio, cioè, purtroppo il fango, tanto alla fine il fango ritorna sempre chi lo butta, quindi, e più lo stanno buttando e più vuol dire che sono in grossa difficoltà. Don Luciano, come nasce la fondazione, dove ha sede, quante persone siete? Parlateci un po' della fondazione Francesco II. Ecco, la nostra fondazione, ripeto, nasce da questa intuizione, questo desiderio, questo progetto di Don Massimo Cuofano, che ha coinvolto un po' tutti noi. Noi che facciamo parte, ecco, del consiglio direttivo, che siamo stati fondatori, promotori, siamo tutti legati da amicizia fraterna con Don Massimo. Abbiamo condiviso con lui diverse esperienze, abbiamo condiviso anche questa idealità, questi valori che appunto poi sono concretizzati nella realtà della fondazione, che tra le sue finalità ha anche quello di curare il processo di beatificazione delle progetti, cosa che abbiamo avviato negli anni scorsi attraverso l'arcidiocesi di Napoli. Ma la fondazione ha anche altre finalità, ad esempio quello di, attraverso lo studio della storia, restituire orgoglio, dignità alle nostre popolazioni, quello anche della carità, come sulla scelta di venire in aiuto lì dove c'è bisogno, sempre nelle nostre terre, nelle nostre popolazioni. Quindi la fondazione si muove su un raggio di 360 gradi, studio, recupero del nostro passato, riscoperta delle nostre radici, carità, e poi questo impegno particolare, questa eredità che Don Massimo ci ha lasciato, la causa di beatificazione. Una causa che non è facile, perché trattandosi, come hai accennato, di un personaggio infangato, infangato sia all'epoca per ovvi motivi politici, perché chiaramente i piemontesi, per giustificare l'ingiustificabile invasione, avevano cominciato questa denigrazione sistematica, scientifica, della persona di Francesco II. Ma anche oggi continua questa denigrazione, questo gettare fango studiato, scientifico. Anche la stessa causa incontra a volte questa difficoltà, anche se qui dobbiamo ricordare che la Chiesa, quando proclama beato, proclama santa una persona, chiaro che non proclama santa la politica, le scelte di una persona. Quindi si sbaglia di grosso chi prende magari degli episodi, delle scelte politiche fatte da Re Francesco e le agita come se fossero contrarie alla sua beatificazione. Ad esempio è capitato che qualcuno abbia preso come pretesto il sostegno che Francesco II ha dato al movimento cosiddetto del brigantaggio, ma sappiamo che non erano briganti, erano degli eroi, erano dei insorgenti appunto, contro dei partigiani, li potremmo chiamare insorgenti, è più bello. E quindi qualcuno ha preso questo patto dicendo: come può la Chiesa proclamare santo un uomo che ha invitato questa gente a combattere, a uccidere? Ma in realtà, ripeto, quando la Chiesa proclama santo, proclama santa le scelte politiche che sono legate anche a una realtà temporale dell'epoca. La Chiesa proclama santa una persona quando è dimostrato che la persona distrutta
maniera eroica la fede e la speranza della verità. E Francesco II, che si è vissuto in maniera eroica, una fede in Dio, magnifica, una speranza in Dio, lui ha sempre sperato in Dio, è una carità, Peppino ce l'ha ricordato, pur essendo povero, non mancava di aiutare l'autore del Greco, anche quando era ad Arco di Trento come signor Fabiani, sappiamo che tanti che avevano bisogno lo avvicinavano, e lui pur essendo nel bisogno riusciva sempre a far arrivare qualcosa. Quindi quando la Chiesa proclama un candidato beato santo, lo fa non sulla base delle scelte politiche o lavorative o eccetera, che sono, ripeto, legate anche al tempo che uno vive, ma la beatificazione e canonizzazione avviene sulla base della vita cristiana vissuta con eroicità, e Francesco II questo lo ha fatto. Beh, c'è da dire, don Luciano, c'è da dire che comunque nella Chiesa ci sono stati tanti re che sono diventati santi, certo, addirittura erano pure in prima linea a fare le guerre, quindi non... il problema è che diventa devastante per il giacobinismo italiano e mondiale di ritrovarsi Francesco II santo, e faranno e la loro opera sarà costante, e faranno del tutto per cercare di ostacolarlo. Peppino, a che punto sta la causa di beatificazione di Francesco II? La causa di beatificazione in questo momento è in un punto di, come possiamo dire, di rivisitazione, perché appunto si stanno guardando tutte le carte, tutte, come diceva anche lei prima, purtroppo ancora oggi i nemici di Francesco II sono ancora molti, quindi per la Chiesa proclamare beato qualcuno che, diciamo, fino ad ora è visto come una persona appunto inetta, buona a nulla, e si guarda bene appunto dal proclamare beato qualcuno. Però noi possiamo dire con certezza che la causa andrà avanti, perché poi anche il postulatore ci ha rassicurato su questo, perché la fama di santità cresce sempre di più, le prove, diciamo, a favore della santità stessa sono cospicue, e la stessa Chiesa si sta facendo persuasa di questa cosa. Quindi alla fine noi non vogliamo portare alla gloria degli altari qualcuno che effettivamente non è stato nessuno, ma un qualcuno che ha rappresentato e rappresenta il popolo meridionale, perché come ricordava prima don Luciano e come ricordava don Massimo, Francesco II è stato il primo meridionale ad andare via, ad essere denigrato, deriso, umiliato. Quindi Francesco II è tutti noi, e portare Francesco II agli onori che merita è come per il popolo agli onori che merita e che non gli ha mai dato l'Italia. Quindi noi siamo molto fiduciosi, e la Chiesa stessa, diciamo, sta provvedendo. Queste due parole mi fanno ben sperare, perché so perfettamente, proprio da Napoli, come una giacobina in gonnella si è infervorita contro Francesco II, a parte che questa è ossessionata dai Borbone, dal Regno di Napoli, da tutto, diciamo, sono problemi suoi, insomma. E però sapere che questa causa alla fine sta andando avanti, e soprattutto questi ostacoli, a questo punto bisogna dire che vengono anche superati in maniera agevole, anche per un movimento popolare che vuole questa beatificazione. Don Luciano, mi sbaglio, il popolo comunque alla fine è sovrano, in effetti, Francesco II santo, come lo è stata la madre, non dimentichiamo che lui è figlio di una santa, forse ci fa sperare. Riallacciarmi a quello che diceva Peppino, ora la Chiesa ha i suoi tempi per proclamare i suoi santi beati, deve fare delle ricerche, deve approfondire, quindi lasciamo che la Chiesa segua i suoi tempi e il suo iter. A noi già interessa che
Francesco II, su Francesco II sia stata aperta la causa e abbia già raggiunto il primo gradino, è servo di Dio, perché quando si apre una causa il candidato diventa servo di Dio. Poi seguiranno gli altri gradini, quindi venerabile, beato e santo. Ma qui c'è un cammino lungo, complesso. Naturalmente, quando si apre una causa, bisogna anche impegnarsi. Qual è l'impegno che viene chiesto? Prima di tutto, bisogna dimostrare che c'è una fama di santità diffusa. Peppino ha accennato a questo. Cioè, la Chiesa giustamente dice, volete che questa persona venga riconosciuta come santa, ma nella gente c'è questa idea, questa convinzione, le persone pregano Francesco II, si rivolgono a lui per chiedere grazie, visitano la sua tomba. Quindi in questa fase è molto importante dimostrare che è diffusa una fama di santità. Quindi è importante andare sulla sua tomba a pregare, a lasciare fiori, ad accendere un cielo. È importante, ecco, far conoscere. Noi abbiamo anche un sito come fondazione, accanto al sito internet della nostra fondazione, abbiamo aperto anche un sito internet della postulazione. Quindi la postulazione sarebbe, diciamo, tutto l'iter, tutta la realtà giuridica messa su per accompagnare questo processo. E quindi chi è a conoscenza di grazie ricevute attraverso la preghiera Francesco II, o chi volesse dare delle testimonianze di fede, di preghiera, può benissimo a questo nostro sito internet della postulazione inviare materiale, inviare la propria testimonianza. È importantissimo che la postulazione riceva queste testimonianze. Noi ne abbiamo già diverse. Ad esempio c'è una testimonianza molto bella di un calabrese che tanti anni fa si recò dalla famosa Natuzza Evolo, la signora calabrese che aveva anche dei nomi. E tra i doni di Natuzza c'era quello di avere il contatto con le anime di Dio. E questa persona mise tra le foto dei suoi debuti anche una foto di Francesco II, lo fece apposta per vedere che era uscito. E appena Natuzza cominciò a spogliare le foto, cominciò a dire quello che lei poteva conoscere sul loro testimonianza, arrivò e lo disse, questo è il nostro tempo, dice, perché sta qui la foto, lui è già santo, è paradiso. Quindi addirittura Natuzza, che aveva questi doni di sapere, altre belle testimonianze al sito della nostra. In secondo luogo, accanto a questa testimonianza della fama di santità, è importante anche sostenere la postulazione, perché capite bene che proclamare santo una persona è un processo, quindi la fondazione ha assunto un postulatore che sarebbe un avvocato che si occupa di questo iter. E poi ci sono anche delle spese, perché commissione teologica, commissione storica, cioè il personaggio deve essere studiato nei minimi particolari, quindi gli storici devono esaminare tutti, devono valutare invece la fede, la speranza e la carità del candidato. Quindi ci sono commissioni, ci sono studi, ci sono trasferte. Poi c'è anche il campo di un sostegno da parte di tutti, un sostegno anche concreto per far fronte a questo problema.
Però noi siamo fiduciosi perché, a dispetto di tutto, Francesco II è già servo di Dio e da parte della Chiesa c'è molto interesse verso questa figura che, come re, come cristiano, ha molto da insegnare oggi, è attuale. I santi non passano mai di moda e Francesco II non passa di moda, perché come politico è un uomo al servizio del popolo, disinteressato, quindi è un esempio per chi vive oggi il servizio della politica. Come cristiano è l'uomo del perdono, l'uomo che vuole la pace, è l'uomo, ecco, della, che viene tradito e perdona chi gli fa del male, quindi è un esempio non limitato al suo tempo, ma valido anche oggi. Beh, basti pensare quando c'erano i garibaldini di Savoia che stavano nel fiume, invece di farli ammazzare, che invitava i suoi soldati a andarli a salvare a rischio della propria vita. Quindi parliamo di un personaggio veramente straordinario, e anche nei suoi addi finali, proclami finali, non ha mai mostrato una punta d'odio, rammarico, delusione, ma non ha mai mostrato una punta d'odio verso chi lo stava distruggendo come re e come uomo. Quindi su questo punto di vista non c'è nessun dubbio. Peppino, visto che sei nella giovane età, sei giovanissimo, quanti anni hai? 29. E buona bontà tua. Senti, ma c'è un movimento, c'è una massa di giovani, movimento giovanile, giovani che sono vicini a questa causa, oppure sei una mosca bianca? No, allora, i giovani ci sono, ma purtroppo sono pochi. Purtroppo le distrazioni, se così le vogliamo chiamare, oggigiorno sono molte. Quindi i giovani non si avvicinano tanto né alla storia e né alla storia della propria terra. Quindi, anzi, molte volte è capitato di parlare con qualcuno. Sì, vabbè, ma sono cose vecchie. No, purtroppo il passato si rispecchia e travolge il futuro. E quindi noi oggi qui, certo, non sto a dire se c'era il regno delle due Sicilie noi stavamo bene, purtroppo con i se e con i ma la storia non si fa. Però purtroppo sì, non sono una mosca bianca, però siamo purtroppo in pochi. Ma come sono in pochi, diciamo, oggi a seguire le vicende politiche, purtroppo oggi è l'ideale che è venuto meno. Quindi, a prescindere da quello che uno pensa della storia, è l'ideale che è venuto meno. Io non lo nascondo, io l'ho sempre detto e gioco a carte scoperte. Io sono meridionalista e monarchico, quindi per me se ci fosse una restaurazione, ben venga. Però mi rendo conto che io ho un ideale, io la penso così, però molti giovani non hanno un ideale né di destra, né di sinistra, né di centro, quindi come vogliamo che abbiano un ideale in una monarchia o nella riscoperta del proprio territorio? Quindi per i giovani, purtroppo, ahimè, su questo punto di vista la vedo molto critica. Anche però se non dispero, perché vedo molte persone, molti ragazzi, soprattutto tra i più giovani di me, che vedo che si stanno appassionando, ma di questa età di mezzo e quindi della mia età, purtroppo sono pochi. Peppino, innanzitutto c'è da dire questo, Peppino, che molti si avvicinano a queste tematiche in età avanzata, perché da giovani si ha la testa altrove. E poi il fatto che questi giovani non hanno più ideali politici, se permetti, non è colpa loro, ma è colpa della globalizzazione, del pensiero unico dominante, di quello per cui sono morti e hanno combattuto la nostra gente, i nostri insorgenti, i nostri re, i nostri briganti, i nostri soldati. Quello era stato uno scontro di civiltà, il vecchio, che la tradizione, tra l'altro relativamente, perché pure sui Borbone bisognerà dire molte cose. Quindi siamo all'atto finale, una cosa è certa, siamo quattro gatti, ma quattro gatti che comunque diamo pensiero. Basti pensare che io sono abbonato a San Paolo, non fanno più entrare le bandiere napoletane, non fanno più entrare le bandiere nostre, le sciarpe nostre.
Quindi c'è qualcosa che non quadra, forse che a noi ci sfugge, e forse quello che stiamo facendo con voi in testa è più grande di quanto noi possiamo pensare. Purtroppo ciò che non si conosce fa paura, e quindi ciò che fa paura viene tolto di mezzo, questo è il problema. Però quello che mi chiedo, Peppino, scusami, ma la storia di 200 anni fa, no? Che paura può fare? Io lo so, la paura che può fare. Ed è tanta. Io ho fatto solo una provocatoria domanda. Perché noi spesso, quando andiamo a ricordare Fra Diavoli, Lazzari, a Napoli, ma siamo quattro scime, ma veramente quattro, sappiamo attrici, è grasso che ci cola. Ma abbiamo sempre la Digos dietro che ci segue e ci controlla. Ma infatti pensa, ma scusatemi, ma siamo 13, 14, chissà se eravamo a 15, è una cosa eccezionale. Ma eppure rimandano i servizi di servizio lì a vedere quello che noi facciamo. Boh, non lo so, non so che cosa pensare. O meglio, penso, ma è meglio come sto zitto. Don Luciano, c'è da dire questo, che comunque degli insorgenti sono diventati beati, sono quelli di Casamari massacrati dai giacobini francesi il 13 maggio del 1799, e sono è il primo caso di insorgenti napolitani che vengono fatti beati, nonostante ci sono stati dei massacri e delle crudeltà fatte dai giacobini napoletani e francesi verso la nostra gente. Questo fa ben sperare, mi sbaglio? Beh, è un bel segno quello dei cistercensi proclamati beati. Come sappiamo, alcuni di loro erano francesi, erano fuggiti dalla barbarie rivoluzionaria e si erano rifugiati a Casamari. E purtroppo lì poi ci fu questa scorreria dei francesi che saccheggiò il monastero, e questi frati morirono per difendere l'Eucaristia, e quindi pochi anni fa sono stati beatificati. Un bel segno anche da parte della Chiesa di attenzione al mondo cattolico, al mondo tradizionale, al mondo che era schierato con gli antichi valori, che venne invece ucciso, si cercò di sterminarlo, di toglierlo di mezzo. Poi la nostra storia è piena di questi episodi, anche qui nelle Puglie i francesi hanno portato morte, hanno portato divisione, hanno portato... Raccontate a tutti i nostri spettatori l'episodio di Casa Massima che mi avete detto prima della trasmissione. C'è un paese accanto al mio, Casa Massima, dove ancora oggi si festeggia la Madonna del Carmine, la Madonna del Carmine che a cui è legato un episodio prodigioso. C'era l'esercito francese che stava marciando verso questa cittadina che era fedele al re, e quindi l'ordine era quella di metterla a ferro e fuoco. Sulla strada le truppe incontrano una giovane a cui chiedono indicazioni per la strada da seguire, lei dà una indicazione. Alla fine questa indicazione li depista, li porta verso Bari. Tempo dopo, e quindi la città si salva da questo eccidio, da questo saccheggio. Tempo dopo questo comandante francese arriva a Casa Massima e, entrando in una chiesa, vede una tela e la che aveva dato loro questa indicazione sbagliata, era la Madonna del Carmine, quindi 2 più 2 fa 4, quindi la gente ha presa la notizia, quindi gridano al miracolo. Ancora oggi la Madonna del Carmine viene ricordata come colei che salvò la città da questo eccidio, da questo saccheggio, che purtroppo si sarebbe effettuato senza il suo intervento. Poi è anche bello ricordare che la Madonna del Carmine era la Madonna particolarmente venerata dai, tra virgolette, briganti. Perché la Madonna del Carmine? Perché la Madonna del Carmine, nell'apparizione del 16 luglio, promette
il paradiso a chi indossa lo scapolare, il suo scapolare. I briganti, gli insorgenti, combattevano senza avere un prete accanto che potesse assolverli o dargli gli ultimi sacramenti in occasione della morte. Quindi, non avendo questa presenza, ed essendo profondamente religiosi, suppliva lo scapolare della Madonna del Carmine. Quindi la promessa della Madonna che chi portava lo scapolare andava in paradiso equivaleva, sostituiva la presenza del prete, della confessione, del viatico, degli ultimi sacramenti. Ecco il motivo per cui gli insorgenti, i briganti, portavano tutti lo scapolare del Carmine ed erano devotissimi della Madonna del Carmine. Qui in Puglia si ricorda un episodio quando il sergente romano doveva passare per le armi dei militi della Guardia Nazionale che si erano macchiati di particolari eccidi nei loro confronti. Ebbene, uno di questi militi invoca la Madonna del Carmine e il sergente romano lo salva, lo grazia perché dice: tu sei devoto della nostra Madonna. Quindi questo legame profondo tra la Vergine del Carmelo e gli insorgenti. Sì, da noi, sì, in Alto Adige di Cavour ci sono parecchi miracoli nel 99, il miracolo di Cellole, il miracolo di Arpino, cioè nel 99 ci sono le famose insorgenze della bandiera italiana, di miracoli se ne sono stati fatti tantissimi. Tra l'altro noi da tempo che lavoriamo sul 99 ed è stata l'ultima volta che il popolo italiano è stato veramente unito. Peppino, un tuo pensiero finale su Francesco II e su questa beatificazione? Niente, che Francesco II è ancora tutto da riscoprire. Francesco II è attuale, parla ai giovani, parla ai meno giovani, parla a tutti. Quindi, e se questo può servire per un riscatto meridionale, ben venga, anzi. Francesco II deve essere rivalutato il popolo meridionale e tutti dobbiamo essere coscienti di questa nostra storia e quindi non vivere più in uno stato di sottomissione psicologica allo Stato italiano, ma essere cittadini effettivi di uno Stato, con la propria storia, con la propria cultura. E sì, essere cittadini del mondo, la globalizzazione come si diceva prima, ma essere innanzitutto figli della nostra terra, perché bene bene corriamo dietro ad altre culture, non saremo figli né della nostra e né della loro, ma di nessuno. Quindi io l'appello che do sempre ai miei coetanei, ai miei amici, ai più giovani: siate figli della vostra storia, studiatela, capitela. Guarda, se Francesco II serve anche per poter far togliere il mantello lombrosiano che ci hanno messo da 160 anni a questa parte, non poteva esserci situazione migliore alla sua beatificazione. Se Francesco II è importante per far capire ai nostri giovani che vanno in giro, Francesco II deve essere la scintilla, la luce. Io credo che Francesco II è già un fuoco, non è solo una scintilla. E Francesco II deve essere anche il protagonista di un messaggio importante, far capire ai nostri giovani, primo, come dicevo poc'anzi, che devono togliersi il mantello lombrosiano, secondo, e che i nostri giovani devono sapere che camminano sulle spalle di un gigante, che è la civiltà napoletana. E quando vanno in giro per il mondo non devono sentirsi né inferiori né superiori, ma devono sentirsi forti di sapere di stare a camminare sulle spalle di un gigante. Solo questo. Per il resto la storia va avanti per sé, la storia, come sicuramente mi confermerà Don Luciano, la fa Nostro Signore. Nostro Signore ha voluto che sparisse il regno delle due Sicilie, se no non spariva. Le profezie di Don Bosco si sono verificate, perché Don Bosco non le fece soltanto per i Savoia, ma anche per i Borbone. Però questa linea sarà materia di un'altra puntata.
Voglio lasciare la chiusura di questa puntata a Luciano. Innanzitutto è stato un piacere conoscere Peppino, un giovane agguerrito, sa quello che vuole, sa dove vuole andare, ha le idee chiare. Unica cosa, se mi permetti la presunzione di darti un consiglio, Peppino, me lo concedi? Prego. Noi non siamo meridionali, siamo napoletani. Il termine meridionale è un termine lombrosiano, nato dopo l'unità d'Italia. Infatti nel nostro regno non esistevano nord e sud, esistevano alta e bassa, non c'erano divisioni, non si dividevano tra nord e sud, non c'era l'odio tra i popoli delle varie province. Infatti si parlava di alta terra di lavoro, bassa terra di lavoro, bassa Irpinia, alta Irpinia, bassa Bru. Il termine nord e sud, io adesso sono in alta terra di lavoro, quindi potremmo dire che ai tempi del regno era al nord, no, era in alto regno. Quindi ti fa capire che noi Lombroso non c'è da secca niente. Quindi il termine sud e meridione nasce tutto dopo, come mezzogiorno. Solo questo voglio dirti, e continua così, soprattutto con questo entusiasmo verso i tuoi coetanei, perché di giovani come te ne abbiamo bisogno. Adesso ti ho visto adesso per la prima volta e mi hai fatto una bellissima impressione, e che vuol dire che il lavoro fatto fino ad oggi è stato importante, perché i nuovi soldati come te sono soldati dall'enorme valore. Sei un bel sanvedista, complimenti. Lasciamo la parola finale a Luciano. Sono diventato così, perdonami un attimo, lo devo appunto a Massimo, a Don Massimo Cufano, perché se non ci fosse stato Don Massimo, forse oggi non starei nemmeno qui a parlare. Don Massimo è stato uno, è uno, perché sta lassù che ci guarda, che non si è servito della causa, ma l'ha servita, a differenza di tanti altri che sono avvicinati al nostro mondo per vendere qualche libro, cioè quando per esempio andiamo in giro, no, e vedo briganti che si professano briganti, si professano quello, e poi tifano Milan, Juve, Inter, certo, scusate, ma che briganti siete? Non è possibile, vi sembrerà una stupidaggine, ma è una cosa molto importante, molto molto importante. Quindi grazie della tua presenza, Peppino, e intanto voglio lasciare la chiusura a Don Luciano, e così tutti e tre sullo schermo un saluto finale, Don Luciano. Per la cronaca volevo ricordare che Peppino fino a pochi mesi fa era anche il presidente della Fondazione Francesco II delle Due Sicilie, perché come consiglio direttivo avevamo fatto proprio la scelta di un giovane, e di un giovane che era stato accanto a Don Massimo. Poi pochi mesi fa c'è stato il rinnovo delle cariche, e quindi Peppino è passato a occupare altri impegni, però sono stati gli anni in cui davvero Peppino ci ha guidato, e proprio sotto la sua presidenza è stata anche avviata la causa per Re Francesco, quindi mi sembrava anche giusto ricordare questo a tutti coloro che ci ascoltano. E niente, voglio concludere ricordando che noi non siamo né nord né sud, ma siamo al centro del Mediterraneo, e quindi la nostra terra aveva una centralità non solo geografica, ma anche culturale, perché alla fine era il centro di un luogo, significa che è aperto a tutti, che accoglie tutti, quindi nel nostro DNA c'è l'accoglienza, c'è l'insieme, il mosaico, ecco, come nella nostra bandiera c'è quel mosaico di colori, di dinastie, così è anche la nostra terra, il nostro DNA. E Francesco II è anche segno di questa accoglienza, di questa cultura che lui ha respirato sin da sempre. Io sono napoletano, nato tra voi, non ha respirato altra aria, sono le sue parole. E infatti, quindi, vedi, non uso la parola meridionale, napoletano. Volevo, a questo punto devo chiudere io per dire una cosa a Peppino, che forse non lo sa, Don Luciano, sì, ma Peppino, il nostro regno era un regno sacro, era vassallo dello Stato papalino, della Chiesa, ed era regno sacro. Chi era re di Napoli era re di Gerusalemme, per grazia ricevuta da nostro Signore. E certo, ma chi era re di Napoli? Di Sicilia. No, fin dall'inizio, soprattutto poi
con gli, per volontà di Federico II, ma poi con gli Angioini fu sviluppato questa. Ma già dal 1130, quando Ruggero d'Altamira proclamò il Regno di Sicilia, si proclamò vassallo del Papa appunto per avere il benestare del Papa. Allora guarda, su questo c'è un po' da dibattere, perché 1130 è la proclamazione di Anacleto II, che era l'antipapa. Il vero incoronazione del Papa ufficiale, che era Innocenzo II, è qua vicino da me, a Galluccio, in 1139, con Innocenzo II che incoronò Ruggero II, ma è un'altra storia, poi ne parleremo in un altro momento. Però noi eravamo regno sacro e praticamente custodi del Santo Sepolcro. E anche ancora oggi, ogni mese di gennaio a Napoli, dopo il prefetto di Washington, c'è il prefetto di Napoli che fa la raccolta più importante per mantenere i francescani al Santo Sepolcro. Quindi Francesco era re di un regno sacro e non è una cosa di poco conto, veramente di qualcosa di importante. Quindi io ci tenevo a chiudere su questa cosa, così i più giovani devono sapere, perché sono tante le cose che bisogna sapere sul nostro amato regno. Io vi ringrazio, sicuramente la vostra testimonianza darà una mano importante alla beatificazione di Francesco II, che avete dato, avete trasmesso il vostro amore prima per Francesco II e per la causa, e questo è molto importante. Vedo che sta andando avanti, vedo che continuano ad esserci proseliti, e soprattutto spero che questo nostro programma possa dare una mano. Chiuderemo con un altro video, ma poi chiuderemo anche con l'indicazione in Libano per chi volesse fare delle donazioni per la causa vostra, che tra l'altro è anche nostra. Io vi ringrazio e vi auguro una buonissima serata. A voi. Grazie ancora, grazie.